Se mi sentite con la voce un po' tremolante è perché mi sto cagando sotto dal freddo e invece di muovermi sto qua fermo come uno scemo a chiacchierare, però ho delle cose importanti da dirvi e questa fotocamera pesa troppo per essere portata a spasso. Una delle questioni più dibattute quando si parla di creazione di contenuti su YouTube è il rapporto tra i creator e le aziende. Monetizzazione dei contenuti, partnership, collaborazioni, sponsorizzazioni. Cosa significano questi termini? Che differenza c'è tra le varie pratiche? E soprattutto, chi le mette in atto è un mostro privo di etica che vuole incurvi i soldi, come si dice in giro? Oggi vi spiego una volta per tutte quali sono i meccanismi che gli youtuber utilizzano per generare entrate e come funzionano le collaborazioni con le aziende, in modo che abbiate tutte le informazioni necessarie per poter stabilire se quello che leggete o sentite in giro è corretto o se sono delle balle. Perché lo faccio, anche se svariate persone mi dicono che perdo solo tempo a fare questi video? Perché qualcuno deve pur farlo, visto che per l'appunto in giro è pieno di gente che parla e che scrive, ma pochissime di queste persone sono realmente informate su come funzionano le cose. E mi rende molto triste vedere come a volte siano addirittura i creator stessi, alcuni creator, che in buona fede o al contrario, per farsi belli agli occhi del proprio pubblico in maniera molto paracula, se me lo concedete, alimentano la diffidenza del pubblico verso certi tipi di pratiche che invece sono perfettamente normali, non hanno nulla di sbagliato se fatte nella maniera corretta. L'argomento è vastissimo, ragazzi, quindi non scenderò molto nei dettagli, ma vi darò tutti gli elementi necessari, secondo me, a farvi un'idea. Vi darò sia delle informazioni, tante informazioni che sono oggettive, sia la mia personale opinione su alcune di queste informazioni. Siete pronti? Bene. Partiamo con due premesse. Premessa numero uno: un canale YouTube gestito in maniera professionale richiede tempo e soldi per essere portato avanti. E questo è il motivo per cui alcuni creator decidono di provare a generare delle entrate. Attenzione, perché qui incappiamo subito nella prima balla. Le entrate non sono, come dice qualcuno, i guadagni. I guadagni sono le entrate totali meno le spese. Se le spese superano le entrate totali, non è un guadagno, è una perdita. Vi assicuro che molti canali, sia piccoli che medio-grandi, pur monetizzando in vari modi, sono comunque in perdita e bisogna essere veramente dei poveri idioti per andare a dare dei venduti a queste realtà. Che cosa intendo quando parlo di un canale YouTube gestito in maniera professionale? Contenuti di qualità, preparati bene, scritti bene, spiegati bene e non improvvisati. Riprese di qualità, montaggio di qualità, caricamenti regolari. Non sto assolutamente criticando chi fa video alla come viene, alcuni hanno anche un discreto seguito e quindi fanno bene a continuare su quella linea. Sto solo dicendo che lavorare in maniera professionale richiede più tempo, più soldi, più studio, più competenze rispetto a lavorare in maniera non professionale e a volte neanche paga. Premessa numero due: chi non monetizza non è migliore di chi monetizza. Mi è capitato spesso di leggere in giro discorsi del tipo: hai visto quello? Non fa pubblicità sui video, recensisce solo attrezzatura acquistata di tasca sua, scrive il manuale e ce lo dà gratis, quello sì che è un vero appassionato, non come quell'altro che pensa solo a guadagnare. Ah raga, ma che c***o state a dire? La passione ce l'hanno tutte e due, perché se uno non è appassionato non ci si mette proprio su YouTube, si mette a fare un'altra cosa. Quello che sceglie di non monetizzare o non ha spese perché fa video col cellulare, allora come viene, ogni quando capita, seduto al tavolo del salotto, oppure ha spese, ma può benissimo permettersi di sostenerle e non gliene frega niente di sbattersi per provare a generare delle entrate. Non per questo deve essere ritenuto migliore rispetto a chi prova a rientrare delle spese sostenute per portare avanti un progetto o rispetto a chi magari ha trasformato la propria passione in un lavoro. Fatte queste premesse, che spero che vi abbiano chiarito le idee sui vari approcci che possono essere utilizzati per gestire un canale YouTube, vediamo quali sono i meccanismi che utilizzano i creator per generare delle entrate. Ce ne sono due che sono semplicissimi e che usano praticamente tutti. Sto parlando della partnership con YouTube e dell'affiliazione ad Amazon. Avrete sicuramente notato che quando guardate i video su YouTube vi escono fuori delle pubblicità. Ecco, quelle pubblicità lì, che vi stanno tanto sulle scatole, non sono evitabili, a meno che non pagate l'abbonamento. YouTube è una piattaforma enorme, con dei costi esorbitanti, e senza la pubblicità chiuderebbe i battenti domani mattina. La partnership consente al creator di ricevere, giustamente, delle piccole percentuali delle entrate che YouTube incamera piazzando le pubblicità di terze parti sui suoi video. La partnership con Amazon invece come funziona? Lo YouTuber si iscrive, gli viene data la possibilità di generare dei link personalizzati e se i follower acquistano tramite quei link
lo youtuber affiliato riceve una piccola percentuale. Dicevo che questi due metodi sono abbastanza semplici, perché per attivare la partnership con YouTube bastano 1000 iscritti e 4000 ore di visualizzazione, almeno era così l'ultima volta che ho controllato. Sono risultati raggiungibili anche in qualche mese, se si carica tanto e se si ha un po' di fortuna. Al programma di affiliazione di Amazon si possono iscrivere tutti, non ci sono requisiti, a differenza invece della pagina influencer di Amazon, che è un'altra cosa e che è riservata a chi ha già un discreto seguito. Tutti gli youtuber che voi conoscete e che seguite generano o hanno generato delle entrate utilizzando come minimo questi due metodi: partnership con YouTube, affiliazione ad Amazon. Ora, coloro che parlano di guadagni mi stanno dicendo che sono veramente convinti che si diventi ricchi in questo modo, che si campi in questo modo, con un euro ogni 1000 visualizzazioni, con commissioni che vanno dall'1 al 5%? Ci vuole un seguito enorme. Chiaramente più ampio il seguito di uno youtuber, più iscritti, ma soprattutto più visualizzazioni fa, più le entrate generate con questi due metodi saranno consistenti. Arrivato ad un certo livello, quando veramente si può cominciare a parlare di guadagni, lo youtuber può decidere che vale la pena trasformare YouTube nel proprio lavoro e quindi dedicarsi a tempo pieno alla scrittura e alla realizzazione di video. I boomer possono continuare a ripetere all'infinito che YouTube non è un lavoro o non è un vero lavoro. Ah no, aspetta, uno di voi mi ha fatto notare che sono un boomer anch'io, quindi non posso più dare del boomer agli altri. A parte il fatto che mi piacerebbe sapere chi sono queste persone e quali lavori prestigiosi e utili alla società svolgono per potersi permettere di giudicare il lavoro degli altri, resta il fatto che c'è gente che campa tranquillamente di YouTube lavorando a partita IVA da libero professionista. Io lo so perché conosco personalmente chi lo fa. È un lavoro forse nuovo, ma è un lavoro come tanti altri. Quando uno YouTuber vanta un certo seguito, è conosciuto e stimato all'interno dell'ambiente in cui opera, gli vengono riconosciute delle competenze, oltre a guadagnare con la partnership o con l'affiliazione ad Amazon, può farlo in 10.000 altri modi. Vi faccio giusto qualche esempio. C'ho pure i postumi dell'influenza. Avete presente quando guardate un video e il personaggio di turno vi dice: ok ragazzi, adesso prima di andare avanti parliamo un attimo dello sponsor di oggi. Ecco, quello è un video sponsorizzato. Arriva un'azienda e ti dice: ammazza quante visualizzazioni che fai, ti do 100 euro per parlare un minuto del mio prodotto. Sempre pubblicità, solo che invece di essere piazzata da YouTube è frutto di un accordo diretto tra il creator e l'azienda. Altra possibilità è lavorare come endorser. Arriva un'azienda e ti dice: guarda, ti do 100 euro al mese per parlare del mio prodotto, per mostrare il mio prodotto in ogni tuo video, e magari ti do pure delle percentuali sui pezzi che vendi tramite i link affiliati che io ti metto a disposizione. Altra possibilità ancora è fare il tester o addirittura delle consulenze. Un'azienda ti riconosce delle competenze e quindi magari ti dice: guarda, ti do 100 euro per aiutarmi a sviluppare un nuovo zaino. Come vedete, c'è un universo di possibilità per chi ha i numeri e le competenze, e tutto questo non deve scandalizzarvi. Il fatto che un creator guadagni dalle proprie creazioni non toglie valore a quelle creazioni, né tantomeno al creator stesso, se parliamo di una persona seria che vi propone solo prodotti di qualità e che vi spiega come stanno le cose, in modo che voi abbiate tutte le informazioni necessarie per stabilire se è il caso di seguire i suoi consigli oppure no. Poi è ovvio che esistono anche le persone non serie, ma non vale la pena perdere tempo a parlare di quelle. E non è giusto demonizzare un'intera categoria solo perché c'è in giro qualcuno che sponsorizza le cagate o che mente sulla provenienza degli oggetti che vi fa vedere. Veniamo ora alla famosa questione riguardante le collaborazioni con le aziende finalizzate alle recensioni dei prodotti. Come funzionano? È semplicissimo, l'azienda contatta il creator e gli propone di provare e di recensire il suo prodotto. L'azienda guadagna visibilità, il creator guadagna un prodotto gratis, oppure se è un creator grosso viene offerto un compenso. Ora, è possibile fare una recensione onesta di un prodotto che è stato regalato o per la quale si è stati pagati? La mia risposta è sì, certo, dipende dalla serietà del creator e dalla serietà del brand. Basta accettare solo prodotti di qualità da aziende che lasciano piena libertà al creator sia di provare, di testare il prodotto per tutto il tempo necessario, e soprattutto lasciano piena libertà su quelli che poi saranno i contenuti del video. Uno youtuber intelligente che cosa fa per evitare uno di sp***zzi e due di perdere il suo prezioso tempo? Prima di accettare un prodotto va a fare le pulci all'azienda
va a leggersi le recensioni, va a guardarsi i video per accertarsi che quel prodotto sia di qualità, per non ritrovarsi nella situazione imbarazzante di dover dire il tuo prodotto è una cagata, la mia faccia non ce la metto, ma quello è stato pagato, deve per forza parlarne bene. No raga, quello non è stato pagato per parlare bene del prodotto, è stato pagato per il suo tempo, per il tempo che ha dedicato a provare il prodotto, a scrivere la recensione, a girare, a montare il video. È stato pagato per far entrare quell'azienda all'interno della sua community, una community di potenziali acquirenti che si fidano della sua opinione e che si è costruito facendosi il mazzo in maniera onesta per anni. Queste cose i commentatori seriali da poltrona, quelli che hanno sempre lavorato per altri e mai per se stessi, quelli che non hanno mai sviluppato un progetto in vita loro, purtroppo non potranno mai capirle. Oh, ma non facciamoci prendere dallo sconforto, torniamo a sorridere, perché? Perché una recensione di preciso che cos'è? E un unboxing invece che cos'è? È un test? Vi faccio queste domande perché ho notato che molte delle polemiche nascono dal fatto che la gente non conosce la differenza tra questi tre tipi di contenuti, oppure non legge o non ascolta. Una recensione è quando descrivo in maniera dettagliata un prodotto, elencandone le caratteristiche, ed esprimo un parere sul suo livello qualitativo. Tutto questo dopo averlo provato per un certo periodo di tempo, il tempo che io reputo necessario per capire come funziona e per capire se sia una roba valida. Un unboxing invece è quando io tiro fuori un prodotto dalla scatola, lo osservo e vi dico che cosa ne penso sul momento. La trovate una cosa stupida? Trovate che sia inutile? Benissimo. Resta il fatto che invece altri milioni di persone la trovino una cosa interessante, e finché sarà così ci saranno giustamente persone che faranno video di unboxing. Ed è inutile rompere le scatole a quelli che fanno video di unboxing dicendo ci vuole fregare, non è una recensione, il prodotto non l'ha manco provato. Esatto, non è una recensione, è un unboxing ed ha un'altra finalità, è intrattenimento. Il test invece cos'è? È quando provo un prodotto e vi do delle impressioni a caldo, senza troppe pretese. Un test lo posso fare subito dopo l'unboxing, e quindi fare un video del tipo unboxing e primi test. Un test sta nella checklist delle cose da fare quando si vuole scrivere una recensione, ma preso singolarmente non è una recensione. Io posso prendere questo telefono, buttarlo a terra e dire oh figo, non si è rotto, ma non vi sto elencando tutte le caratteristiche, non vi sto raccontando come mi sono trovato ad utilizzarlo per una settimana e via dicendo. Non so se mi sono spiegato ragazzi, spero di sì, perché prima di sparare a zero, prima di lasciare un commento negativo, è importante che voi capiate cosa state guardando. Il creator deve essere chiaro nei vostri confronti, ma questo non significa che debba per forza ogni volta mettersi a specificare delle cose che nel 2024 fanno parte della cultura di internet e che dovrebbe essere anche vostra responsabilità conoscere. Ragazzi, ci ho messo veramente tanto a scrivere questo video, spero di essermi spiegato bene, spero di avervi dato degli spunti utili per riflettere ed eventualmente per rivedere un po' le vostre posizioni su determinati argomenti. Grazie come sempre per la visione, un saluto e ci vediamo presto.